Benvenuto amici di Simonello e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per trattare con voi, lunedì, per trattare con voi le idee del futuro della saga giurassica, amici di Simonello. Senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di cominciare subito, amici di Simonello. La prima idea che mi è venuta in mente, e quella che aspettano forse di più ma non è la mia preferita, è Isla Nublar 1994, le spedizioni della Ingen, un anno dopo il fallimento del Jurassic Park, amici di Simonello. In queste spedizioni si voleva chiarire cosa ha portato all'incidente del Jurassic Park. In queste spedizioni venne rinvenuto il corpo di Dennis Nedry si ritrovarono delle tracce di debole attività sismica. Poi, seconda opzione, quando l'ascesa del Jurassic World, amici di Simonello. Io ci farei o un film o una serie, secondo me ci starebbe meglio una serie, tipo 20 episodi dalle spedizioni su Isla Nublar e Isla Sorna fino al 2015. Cioè non fino agli eventi del 2000, non che tratta gli eventi del 2015, ma fino al 2014, quindi un anno prima l'incidente causato dall'Indominus Rex, amici di Simonello. Poi la mia preferita, amici di Simonello, che è quella di Isla Nublar 2019, un anno dopo l'eruzione del Monte Sibo. Si potrebbe fare tipo con il DPG, mettiamo, che adesso vi racconto un po' la trama, con il DPG che va su Isla Nublar per vedere quali specie sono morti, così per riportarle in vita, perché la Biosyn gli ha chiesto il permesso di andare su Isla Nublar e praticamente catalogare le specie morte, così almeno estinte, così la Biosyn può riportarle in vita, non con il DPG ma con il DFW, dinosauri, no, dinosaur, Dipartimento Fauna e Pesca Locale, amici di Simonello. Questo sarebbe un bel film, secondo me, Jurassic World Isla Nublar 2019, perché di Isla Nublar non si è parlato più niente in Jurassic World Dominion, non si è visto niente, si è visto solo praticamente si sono visti solo i dinosauri che c'erano nel Jurassic World. Poi, amici di Simonello, la fine del Jurassic Park San Diego, perché poi non si è più visto, la cosa se n'è fatto del Jurassic Park San Diego. Poi un'altra idea sarebbe quella della Jurassic Park Hammond Sides of Ingen, cioè dalle prime collaborazioni di Hammond e Lockwood fino alla creazione del Jurassic Park. Poi un altro film o serie TV potrebbe parlare di Isla Sorna e dei suoi dinosauri, perché alcuni si sono visti in Dominion come Buck e Doe, però non si è più visto dal 2001, non si vede più niente di Isla Sorna, amici di Simonello. Non si è visto niente, perché è dal 2001 in Jurassic Park 3 che non si vede più Isla Sorna, perché in Jurassic World si è visto solo Isla Nublar e alcuni dinosauri di Isla Sorna. Poi, sì, in Jurassic World Fallen Kingdom non si è visto niente, in Jurassic World Dominion si sono visti solo i due T-Rex alla fine, cioè 10 secondi si sono visti Buck e Doe e basta. Secondo me quella più plausibile tra tutte è quella dell'ascesa del Jurassic World o Isla Nublar 1994. Però la mia preferita, se devo essere sincero, è Isla Nublar 2019, perché mi farebbe piacere rivedere Isla Nublar, che è la mia isola preferita. Magari farò un video anche sulla classifica delle isole, delle sei isole, ve le ripeto: Isla Nublar, Isla Sorna, Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Pena, Isla Taccagno. La Cinco Muertes e Isla Nublar che è a parte.
Amici di Simonello, direi che per oggi ho parlato abbastanza. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di mettere tanti pollici in su e zero pollici in giù. Fate un sacco di visualizzazioni e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, iscrivetevi e arriviamo ai 3.000 iscritti. Sempre Forza Milan e andate a vedere tutti i video che ho fatto su Jurassic World e andatevi a vedervi tutti i film. Ciao! Ah, e vi do un consiglio, se volete vedere Battle at Big Rock gratis, andate su YouTube. Io l'ho visto in inglese, però ci sono anche i sottotitoli in italiano. Se non sapete l'inglese, potete mettere i sottotitoli. Vi ricordo di mettere tanti pollici in su e zero pollici in giù. Fate un sacco di visualizzazioni. Iscrivetevi che dobbiamo arrivare presto ai 3.000 iscritti, che ci sarà un super video speciale. E noi ci vediamo sempre qui. Ciao ciao!